buongiorno a tutti e tutte, in diretta dal Tempio Valdese di Torre Pellice, con questa diretta video di Radio Becchetti Evangelica, dopo la firma dei candidati al Ministero Pastorale all'interno della Casa Valdese, dove si svolgerà il Sinodo, l'Aula Sinodale, l'arrivo del corteo all'interno del Tempio di Torre Pellice, dove il culto di inaugurazione, di apertura di questo Sinodo 2017 sta per cominciare.
alle lunghe. No, io ho detto che di sederci perché il corteo ha bisogno del suo tempo, ma non vuol dire che dobbiamo aumentare la rumorosità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Iddio, benedetto in eterno. Alleluia. Lodate Dio nel suo santuario. Lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra, lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto, lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira, lodi il Signore. Ci raccogliamo in preghiera. Chi ringraziare se non te, Dio dal grande cuore? A chi elevare il lamento, poiché altri dei gli rimangono sordi?
e litigare con chi altri. Altri dei non sopportano opposizione. E chi ode il grido muto dei poveri, se non il tuo vigile figlio? Chi condivide con noi l'abbandono ultimo, se non l'abbandonato in croce? Presso chi mai sarebbe perdono dalla colpa che ad altri dei poco sembra importare? E chi poi semina gioia nelle nostre anime cupe? Chi, se non la tua spirita santa? Chi, se non lei, risveglia saggezza e coraggio anche in tempo scoraggiante? Chi dunque celebrare se non te, Dio unitrino? Vogliamo celebrare il nostro Dio con le parole dell'inno 148. Permettetemi di unire il mio saluto a quello che prima il moderatore ha rivolto a quanti erano in aula, a nome anche di questa comunità di culto e di preghiera, a quanti in vari modi con la loro presenza qui fuori, nei mezzi, attraverso i mezzi di comunicazione, partecipano al nostro culto, agli ospiti ecumenici, in particolare a Monsignor De Bernardi, che ancora una volta può essere tra noi, al suo successore Monsignor Olivero.
Grazie a tutti coloro che in varie forme partecipano a questo, che per la Chiesa Valdese è tradizionalmente anche un momento di gioia e soprattutto un momento di preghiera, di intercessione per coloro che verranno consacrati al ministero pastorale, ma anche un momento in cui la Chiesa tutta cerca di attingere energie nel suo impegno quotidiano. E ci inoltriamo in questo momento chiedendo insieme perdono a Dio per il nostro peccato. Sorelle e fratelli, riuniti in ascolto della parola di Dio, siamo confrontati con la distanza che sempre separa la fede che professiamo, la nostra vocazione e le nostre risposte. Risposte a volte ambigue, a volte in aperta contraddizione con il nostro essere discepoli di Cristo Gesù. Vogliamo sostare in silenzio alla presenza del Signore che viene a noi nella Sua parola e confessare il nostro peccato e la nostra incoerenza. Ci disponiamo all'ascolto del testo tratto dal libro del Deuteronomio. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Non è di là dal mare perché tu dica: chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica? Invece, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Vogliamo rimanere al cospetto del Signore in silenzio. Signore nostro, noi riconosciamo e confessiamo davanti a te il nostro peccato, incapaci di agire con amore, incapaci di fedeltà a ciò che tu ci chiedi, sempre esposti alla debolezza e alla malizia del nostro cuore infermo. La tua parola che ascoltiamo e che ripetiamo ci chiama. Noi confessiamo oggi davanti a te che discutiamo il tuo comando di vita invece di ubbidire, che ci lasciamo allontanare, che troviamo spesso un alibi per evitare una coerenza che costa, che il peccato offusca il nostro sguardo e quanto ci chiedi qualche volta ci appare distante, sfocato, quando invece è luce, è chiarezza, invece ci appare lontano, quando ci riguarda da vicino, da vicinissimo, in ogni istante della nostra vita. Presentiamo a te il nostro dolore per l'offesa al tuo amore e ricorriamo alla tua grazia. Ti chiediamo di venire in nostro aiuto. Abbi pietà, Signore nostro, e per amore di Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore, perdona e cancella il nostro debito, guarisci le nostre ferite. Donaci la forza e la luce del tuo Santo Spirito perché possiamo portare frutti di giustizia e perché siamo, come tu ci vuoi, santificati dal tuo agire. Per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Vogliamo cantare la nostra preghiera con le parole dell'inno 324.
Vogliamo rimanere ancora in piedi per ricevere l'annuncio del perdono che ci viene dal libro del profeta Isaia, al capitolo 54. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Cari fratelli e care sorelle, sul fondamento di questa parola, a quanti affidano la propria vita al Dio che si è rivelato in Gesù di Nazareth, la Chiesa annuncia che la vita intera è perdonata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vogliamo cantare l'inno 191. Rimaniamo in piedi. Per confessare la nostra fede con le parole di una rilettura del Credo Apostolico del pastore e poeta svizzero Kurt Marti. La pronunciamo assieme. Credo in Dio, che è amore, il creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù, la sua parola diventata essere umano, il Messia dei tormentati e dei oppressi. Che ha annunciato il regno di Dio, che è stato crocifisso per ora ci sediamo. Vogliamo ora ascoltare la parola del Signore, così come la incontriamo innanzitutto nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 52, i versetti da 7 a 10. Isaia 52, da 7 a 10. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace,
che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Ascolta le tue sentinelle, esse alzano la voce, prorompono tutte assieme in grida di gioia. Esse infatti vedono con i propri occhi il Signore che ritorna a Sion. Prorompete assieme in grida di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme. Il Signore ha rivelato il suo braccio santo agli occhi di tutte le nazioni. Tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. E dal Nuovo Testamento ascoltiamo, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 2, i versetti da 1 a 5. Prima Corinzi 2, da 1 a 5. Ed io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, perché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Fin qui la parola del Signore. Il Signore benedica l'ascolto della sua parola. Amen. Ci raccogliamo ancora in preghiera. Padre della vita, ti rendiamo grazie per il dono della tua parola anche oggi. Possa diventare la nostra luce e portarci calore, conforto e fiducia. Possa trovare orecchie e cuori attenti, occhi aperti per osservare e mani pronte a donare. Figlio di Dio, parola che hai vissuto come noi, tu ci incontri così come siamo. Rendici testimoni e strumenti della tua buona notizia nel mondo di oggi, con i nostri doni e con i nostri limiti, per costruire con te il regno di cui ci hai parlato. Spirito d'amore, di freschezza e creatività, soffia su di noi e rendici con te trama e ordito, un solo corpo che vive della tua parola e che ancora trova in te il senso e la pienezza della vita, la sfida e la gioia di essere insieme la tua Chiesa. Amen. Vogliamo cantare insieme l'inno numero 205. Thank you.
Dall'Evangelo secondo Marco, al capitolo 1, leggo i versetti 14 e seguente. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando l'Evangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete all'Evangelo». Il nostro Signore e Maestro Gesù Cristo, dicendo «fate penitenza», voleva che tutta la vita dei fedeli fosse una penitenza. È la prima delle famose 95 tesi di Lutero, in un certo senso la prima parola della Riforma, è meno citata di altre, forse a motivo di questa espressione poco simpatica, penitenza, che richiama alla mente digiunatori, asceti, flagellanti, tutta gente che appunto associamo più volentieri a Giovanni Battista che a Gesù, comunque non a Lutero. Anzi, ci piace pensare che la Riforma ci abbia liberato da tutte le penitenze e da tutte le penitenzierie, ancor più. Resta il fatto, piaccia o meno al nostro protestantesimo secolarizzato, che la Riforma inizia parlando appunto di penitenza. Però fate penitenza, nella Bibbia usata da Lutero, che cita dalla traduzione latina di Matteo veramente, ma il verbo greco è identico anche in Marco, fate penitenza non indica in primo luogo i digiuni e le veglie, ma va tradotto come abbiamo letto, convertitevi. Potremmo dunque riformulare alla luce del testo biblico originale la prima parola della Riforma così: il nostro Signore e Maestro Gesù Cristo ha voluto che tutta la vita dei cristiani, tutto l'essere della Chiesa fosse una conversione, cioè un cambiamento di rotta, un nuovo orientamento. Naturalmente non si cambia, si spera, non si cambia direzione a casaccio, cioè deve esserci una ragione. Può trattarsi di un pericolo, si inverte la rotta per mettersi in salvo, e spesso nella Bibbia, anche in Lutero, l'invito alla conversione ha questo significato, ma non qui. Qui Gesù invita a cambiare strada perché c'è una buona, eccellente notizia, qualcosa di bello, bellissimo, al quale bisogna andare incontro immediatamente. Già nei primi versetti di Marco si capisce che è qualcosa che ha strettamente a che fare con la persona stessa di Gesù. È in lui che, in qualche modo, questa nuova realtà si manifesta. Ma di che cosa si tratta? Marco e gli altri Vangeli lo descrivono mediante una serie di racconti. Persone disperate ricevono speranza. Donne e uomini oppressi dalla colpa riprendono il cammino della vita, zoppicando magari, ma andando avanti. Ammalati vengono guariti anche se è sabato. Affamati condividono il poco che hanno e in tal modo scoprono un'abbondanza insospettata. Esseri umani letteralmente fuori di sé, matti dalle gare, sono restituiti ai rapporti con gli altri. Questa è la realtà alla quale Gesù invita a convertirsi. Ma per parlarne, egli usa anche brevi racconti, storie di semi invisibili che poi crescono impetuosamente, di lampade esposte e nascoste, di alberi che stranamente, è vero, dovrebbero far frutto anche se non è stagione. Cambiate strada, dice Gesù, e andate verso questo mondo nuovo che si avvicina e che egli chiama regno di Dio. La vita di Gesù, la sua persona, sono totalmente identificate con questo evento, con questa realtà verso la quale bisogna andare, e Marco lo sa. Marco sa anche che questo messaggio buono, lieto, meraviglioso, ma pericolosamente destabilizzante per alcuni, è all'origine dell'assassinio di Gesù. E Marco sa anche quello che le donne impaurite, la mattina di quel primo giorno, dopo il sabato più triste
della loro vita, di fronte alla tomba vuota, non avevano ancora osato capire fino in fondo che cioè Dio stesso ha detto di sì a questo Gesù una volta per tutte, e che il messaggio di Gesù è veramente il messaggio di Dio, che è la verità. Lo ha capito così bene Marco che come titolo del suo racconto pone la stessa parola che troviamo qua, Evangelo, ma non dice più nemmeno Evangelo di Dio, ma dice Evangelo di Gesù Cristo. È lo stesso. Gesù Cristo stesso, la sua storia, la sua persona, sono il contenuto dell'annuncio. Nella storia di Gesù incontriamo il regno. La Riforma ha testimoniato la realtà di Dio raccontando la storia di Gesù, e spesso lo ha fatto in modo incredibilmente sintetico, concentrando tutta questa storia in una sola parola per volta: croce. Non vuol dire un pezzo di questa storia, ma tutta la storia di Gesù da un certo punto di vista. Giustificazione, grazia, fede, o anche nella parola parola. In ognuno di questi termini c'è tutta la vicenda dell'uomo di Nazareth in prospettive diverse, e ognuno di questi termini entra direttamente nella vita della donna e degli uomini, nel loro mondo di fede, ma anche nella loro esistenza secolare. L'Evangelo non è soltanto una nuova immagine di Dio, un modo diverso di pensare a Lui. I malati non sono guariti da un pensiero su Dio. I pani non sono moltiplicati da una teologia nuova, per quanto brillante. La preghiera non è una riflessione su un concetto, ma una supplica a un tu, anzitutto. Per Gesù, per Marco, per la Riforma, Dio è realtà, e solo per questo può anche essere pensato. È un tu al quale noi ci rivolgiamo e che interviene. L'Evangelo non è soltanto una nuova immagine dell'essere umano, che capirebbe se stesso meglio di prima. Se sto annegando, non posso salvarmi pensando a me stesso così anziché cos'ha. Se ho fame, non posso saziarmi pensando che il cibo non è tutto nella vita, che pure è vero, ma non mi serve in quel momento. L'Evangelo è che la buona notizia non è che posso pensare in qualche modo nuovo, ma che Dio afferra l'essere umano come la guardia costiera salva i naufraghi. Per Marco, per Gesù, per la Riforma, salvezza non è un modo di dire, è il fatto che eri spacciata e non lo sei più, perché Gesù è come Dio, cioè scusate, perché Dio è come Gesù, cioè buono. Per questo Lutero dice, sia pure in latino, convertitevi, alzate i tacchi e andate verso questa realtà nuova, non verso un pensiero, anche se giusto, ma verso Dio, che è più reale della realtà contro la quale sbatti il tuo muso. Qualcuno pensava nel XVI secolo, solo allora naturalmente, che Dio potesse diventare veramente reale solo mediante la Chiesa e il suo intervento. È la Chiesa che rende reale Dio. No, Dio è reale per conto suo, è più reale del Papa e anche del principe. E va bene, quest'ultima cosa forse Lutero poteva spiegarla meglio, però ha detto anche questo. È più reale della morte, che nel 500 era dappertutto, ma anche oggi, come sappiamo, si dà da fare. È più reale del diavolo, che per Lutero era realissimo. In questo anno, ce lo siamo sentiti dire in tutte le salse, e un po' lo abbiamo ripetuto anche noi, la Riforma ha cambiato l'Europa, il pensiero, la politica, il diritto, l'arte, la musica e quant'altro, e che ci offre innumerevoli spunti di riflessione. Una delle cose che non ci mancano mai, spunti di riflessione. È tutto vero, e io ne sono grato. Mi occupo di rilanciare questi spunti di
riflessione quasi di mestiere. È tutto vero, evviva. Ma dal punto di vista di Lutero e di Calvino e di tutti gli altri, questo è un prodotto secondario. La riforma la pensa come Marco e ha voluto dire, l'Evangelista, e ha voluto dire una cosa soltanto, che nell'Evangelo di Gesù Cristo la realtà di Dio, Dio stesso è vicino, tu gli puoi parlare, della sua presenza puoi vivere e alla sua presenza puoi anche provare a morire, appunto, da cristiano. La Chiesa della Riforma non ha altro da dire, racconta la realtà concretissima di Dio nella storia e nelle storie di Gesù, in mille modi, con mille immagini. Racconta anche, perché no, altre storie che quella storia ha generato e che ne sono diventate delle specie di parabole e che dicono che Dio è buono, perché è come Gesù. Ma, si dice, la società secolare e pluralista non capisce questo linguaggio che parla di Dio e di salvezza. È un linguaggio di altri tempi, del Cinquecento. Questo è il nostro alibi, questo pensiero. È il modo in cui rischiamo di tradire non solo la riforma, ma Cristo. Non è la società che non capisce, siamo noi che non ci crediamo. Siamo noi che amiamo parlare di Dio come di una metafora, di una suggestione, di una motivazione, di un'immagine, tutto tranne che una realtà, la realtà. Convertiamoci, perché una Chiesa che vuole essere tale racconta le storie di Gesù come la realtà più reale possibile, quella che cambia la vita. Le racconta senza ansie di conquista, non si tratta di colonizzare nessuno, però con la passione di chi di queste storie vive e respira. Le racconta in termini sempre nuovi, certo, ma attenti alle parole antiche con le quali sorelle e fratelli nel passato hanno testimoniato la realtà di Dio. Meditare, cari candidati e candidati, e raccontare queste storie con tutte le stregonerie che la mente umana mette a nostra disposizione è il compito al quale voi, come noi che condividiamo il ministero pastorale, abbiamo dedicato la vita. Esso però ha il suo senso solo nella passione di una Chiesa intera che in preghiera riconosce tutto ciò, riconosce la realtà di Dio. Certo, nell'insanabile nostra debolezza, come dicono i nostri inni, cioè la riconosciamo balbettando. Dio non ci chiede di strillare la nostra fede, solo di confessarla. E le confessioni del Nuovo Testamento, si sa, spesso sono balbettate tra le lacrime, ammettendo anche la propria incredulità. Di qui è partita la riforma e probabilmente qui voleva rimanere. Poiché però Dio è reale, cambiando, convertendoci a Dio, la riforma ha anche cambiato l'Europa intera. Convertitevi, convertiamoci. Questo è il messaggio che l'Evangelo ci rivolge e ogni volta che una voce malvagia dentro o fuori di noi dice che è tutta una panzana tutta questa storia, la conosciamo questa voce maledetta, forte a volte, urlata, ma anche sottile, che entra. Ogni volta che questa voce ci dice che la parola sono solo parole e che Dio è solo un pensiero, appunto, che lo puoi chiamare come ti pare, tanto non ti risponde. Ogni volta che questa voce ci dice che Dio è astratto, mentre concreto sarebbe quello che facciamo noi, ogni volta che udiamo questo, convertiamoci, invertiamo la direzione. Perché Dio è reale e vicino. Questo lo può dire solo la Chiesa, la comunità dell'Evangelo. Lo sa soltanto però la Chiesa questo se lo vive. E nel fatto stesso di viverlo, lo annunzia. Per questo la Chiesa esiste, per questo siete qui. Amen.
È indicato l'Ino 232. Dopo la predicazione. 232. Inno sul mio foglio, sul foglio che mi è stato dato non è indicato, ma io mi ricordavo che c'era l'inno 132. Cari fratelli e care sorelle, il Dio vuole che la sua parola sia annunziata ad ogni generazione fino alla fine dei tempi. Per mezzo di essa, in principio, Egli ha creato ogni cosa, ha chiamato Abramo e il suo popolo, ha parlato ai padri per mezzo dei profeti e parla a noi mediante il suo figlio Gesù Cristo, nel quale la parola è stata fatta carne. Con essa, nella forza dello Spirito Santo, il Dio ha suscitato la Chiesa perché ne sia testimone e annunciandola evangelizzi il mondo. Noi tutti, fratelli e sorelle, siamo chiamati a quest'opera di evangelizzazione che è la ragion d'essere della Chiesa di Gesù Cristo.
Perché tutta la Chiesa possa svolgere il suo compito, il Signore chiama alcune persone a particolari servizi nell'ambito di una comune vocazione e responsabilità. Voi avete bisogno di loro e loro hanno bisogno di voi. È in questo quadro che noi oggi celebriamo la consacrazione al ministero pastorale di Stanislao Calati, di Noemi Falla, di Stefano Giannatempo, di Ilenia Gross e di Francesco Marfè. Dice l'Apostolo: ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, tutti ci siamo abbeverati di un solo spirito. Care candidate e cari candidati, io ora mi rivolgo a voi in nome della Chiesa con una promessa e una richiesta. La promessa per cominciare. Oggi vi accogliamo come membri di Chiesa ai quali è affidato un servizio particolare, il servizio della parola di Dio. A nome della Chiesa vi prometto il nostro aiuto. Vi prometto che saremo vicini a voi e vi sosterremo nelle diverse occasioni del vostro ministero. E ora la richiesta. A nome della comunità cristiana vi chiedo il vostro aiuto. Abbiamo bisogno del vostro servizio, al quale vi siete preparati nel corso della vostra formazione. Abbiamo bisogno della vostra riflessione critica per non adagiarci e non seguire soltanto sentieri battuti. Abbiamo bisogno della vostra spiegazione della parola di Dio per vedere con chiarezza sempre maggiore qual è il nostro compito in questo mondo. Abbiamo bisogno del vostro amore per tener viva la nostra attenzione, soprattutto nei confronti dei più deboli. Ciò che ora noi facciamo è un atto umano, sono parole umane. Sappiamo però che l'aiuto che ci promettiamo reciprocamente riposa sull'amore che Dio ha per noi e che risplende in Gesù Cristo. Questo amore ci dà forza, fiducia e gioia giorno dopo giorno per fare ciò che ci è richiesto. Ci incamminiamo così verso un futuro ignoto, ma non incerto. Ed ora vi chiedo di formulare il vostro impegno di fronte alla Chiesa. Io leggerò una volta per tutte le promesse che voi siete chiamati a far vostre e che comunque abbiamo concordato prima, e voi esprimerete poi individualmente il vostro assenso. In presenza di Dio, di fronte alla sua Chiesa, voi rispondete alla chiamata al ministero pastorale. Promettete
di volere annunciare l'Evangelo rivelato nelle scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. A questo Evangelo si richiama la confessione di fede della nostra Chiesa. Promettete di avere come scopo della vostra vita l'annuncio del Regno di Dio nella Chiesa e nella società, e in questo impegnerete le vostre forze secondo i doni che avete ricevuto dal Signore. Promettete di vivere nella comunità dei credenti come pastore e pastori disponibili al servizio di ognuno, nell'ascolto, nella comprensione, nel consiglio, nella solidarietà e nella consolazione, nella ricerca della concordia e della pace, secondo le vostre capacità. Vi impegnate alla massima riservatezza su quanto vi verrà confidato, perché la Chiesa sia edificata e viva in vista della testimonianza del servizio con l'apporto di tutti. Sarete attente e attenti al manifestarsi dei doni dello Spirito. In ogni cosa promettete di non rinunciare mai all'integrità dell'Evangelo e all'obbedienza dovuta al Signore. Consapevoli dei vostri limiti e della vostra fragilità, chiedete l'aiuto costante della preghiera della Chiesa. È questo che promettete e chiedete, Stanis Kalati. Noemi Falla. Stefano Giannatempo. Ilenia Goss. Sì, con l'aiuto di Dio. Francesco Maffè. Sì, con l'aiuto di Dio. Vogliamo pregare per queste donne, per questi uomini, con le parole dell'inno 139. Thank you.
rimaniamo in piedi. Poiché è la Chiesa tutta che riconosce i doni particolari dei suoi ministri, li conferma nella loro vocazione, li costituisce suoi pastori, invito l'Assemblea ad associarsi a me, e questo non avverrà collettivamente, ma uno per uno, nell'imposizione delle mani. Stanis, riconoscendo in te il dono che hai ricevuto da Dio, ti costituiamo ministro della parola nella Chiesa di Gesù Cristo. Ti affidiamo il mandato di annunciare la parola nella predicazione, nell'amministrazione del battesimo, nella cena del Signore, nell'insegnamento e nella cura d'anime. Dio nostro Padre, ti preghiamo nel nome del Signore Gesù Cristo, dona il tuo spirito al nostro fratello e conferma tu stesso il mandato che gli abbiamo affidato. Noemi, riconoscendo in te il dono che hai ricevuto da Dio, ti costituiamo ministra della parola nella Chiesa di Gesù Cristo. Ti affidiamo il mandato di annunciare la parola della predicazione, dell'amministrazione del battesimo e nella cena del Signore, l'insegnamento, nella cura. Dio nostro Padre, ti preghiamo nel nome del Signore Gesù, dona il tuo alla nostra sorella e conferma tu stesso il mandato che le abbiamo conferito. Stefano, riconoscendo in te il dono che hai ricevuto da Dio, ti costituiamo ministro della parola nella Chiesa di Gesù Cristo. Ti affidiamo il mandato di annunciare la parola nella predicazione, nell'amministrazione del battesimo e della cena del Signore, nell'insegnamento e nella cura d'anime. Dio nostro Padre, ti preghiamo, nel nome del Signore Gesù, dona il tuo spirito al nostro fratello e conferma tu stesso il mandato che gli abbiamo conferito. Ilenia, riconoscendo in te il dono che hai ricevuto da Dio, ti costituiamo ministro della parola nella Chiesa di Gesù Cristo. Ti affidiamo il mandato di annunciare la parola nella predicazione, nell'amministrazione del battesimo e della cena del Signore, nell'insegnamento, nella cura d'anime. Dio nostro Padre, ti preghiamo nel nome del Signore Gesù Cristo, dona il tuo spirito alla nostra sorella e conferma tu stesso il mandato che le abbiamo conferito. Francesco, riconoscendo in te il dono che hai ricevuto da Dio, ti costituiamo ministro della parola nella Chiesa di Gesù Cristo. Ti affidiamo il mandato di annunciare la parola nella predicazione, nell'amministrazione del battesimo e della cena del Signore, nell'insegnamento, nella cura d'anime. Dio nostro Padre, ti preghiamo, nel nome del Signore Gesù Cristo, dona il tuo spirito al nostro fratello e conferma tu stesso il mandato che gli abbiamo conferito. Care sorelle e cari fratelli, dandovi la mano di associazione, noi vi accogliamo e vi diciamo con l'Apostolo: bada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene.
visto che l'ho detto. La Chiesa valdese, come si sa, segna alcuni riti di passaggio, la consacrazione non è solo questo naturalmente, ma anche attraverso il dono di una Bibbia che io adesso consegnerò ai consacrati leggendo per l'edificazione di tutta la comunità il versetto accluso. Io ammetto, non ho studiato, come non mi ricordo più, deve essere nella liturgia. Secondo me potete sedervi. Ma perché? A Stani Scalati, nel giorno della sua consacrazione al ministero pastorale, non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Per Noemi, io so in chi ho creduto. Per Ileni, è un colpo di scena. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Stefano, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Efesini. Francesco. È il Signore che parla. Che cosa vuoi che... Anzi, non è il Signore che parla. È una parola, come dire, meno tradizionale di altre. Che cosa vuoi che io faccia per te? Potete accomodarvi. C'è un'altra Bibbia, non perché c'è un'altra consacrazione, c'è un altro consacrando, ma perché presentiamo in questa occasione il pastore Dieter Kampen, che proviene da, come i regolamenti dicono, da altro corpo ecclesiastico, ma forse si può riempire questa espressione formale, dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia, noi legata da stretti rapporti di fraternità, e che compirà il suo servizio nella nostra Chiesa. Caro Dieter, siamo lieti di accoglierti tra di noi. La vocazione che ti rivolgiamo è la stessa che abbiamo rivolto alle nostre sorelle e ai nostri fratelli nella fede. Noi riconosciamo il mandato che ti è stato conferito nella tua Chiesa di origine. Accogliamo con gioia il tuo impegno a svolgere il tuo servizio sotto la guida del Signore Gesù Cristo nella nostra unione, e in vista del suo servizio invochiamo su di te l'assistenza dello Spirito Santo e la Bibbia in italiano che gli consegniamo a questa parola come nella dedica: tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Cristo Gesù.
E infine noi salutiamo in mezzo a noi il pastore Dominic Danso, inviato presso di noi dalla comunità evangelica di azione apostolica, SEVAA, cioè l'organizzazione internazionale di predicazione della quale noi siamo parte. Dominic Danso ha già iniziato il suo servizio in Italia, è già stato presentato e ha ricevuto la debita Bibbia nella conferenza del secondo distretto, però noi volevamo salutarlo e presentarlo a questa comunità nell'occasione, diciamo così, in cui la nostra Chiesa esprime un po' il suo vertice di solennità. Benvenuto Dominique, buon lavoro, già iniziato del resto in mezzo a noi, e che il Signore ti accompagni, e anche noi se ci riusciamo.
Sorelle e fratelli, vi invito ad alzarvi per la preghiera di intercessione che confluirà spontaneamente nel Padre nostro, la preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnato. Signore Padre nostro, questo momento così profondo e intenso che ci hai dato di vivere insieme alla Tua presenza, nell'ascolto della Tua parola, sta per terminare. Stiamo dunque per tornare al mondo e alle prove che dovremo affrontare fuori da questo spazio, nel tempo che ci aspetta. E molte cose di quello che ci attende, Signore, ci spaventano, ci preoccupano tanto. La pace, minacciata da parole e azioni di guerra. Le guerre già in atto, innumerevoli, in tante parti del mondo. La fame, che non meno della guerra, costringe tanti a fuggire, in cerca di una speranza di vita per sé e per i propri figli, le difficoltà con le quali ci misuriamo nel nostro paese, persone che faticano ad entrare nel mondo del lavoro e altre che il mondo del lavoro espelle e butta là come cose ormai inutili e vecchie. La perdita di valori, la perdita di senso che attraversa la nostra società, il disprezzo della persona e della sua dignità, il disprezzo degli esseri viventi, dell'ambiente, della natura, del creato, opera delle Tue mani, Signore. E poi la mancanza di rispetto di chi è debole e indifeso, l'affermarsi di un egoismo individuale e di gruppo che disgrega le relazioni personali e spezza il tessuto sociale. A tutto questo noi vogliamo rispondere con l'Evangelo, con il rispetto, l'accoglienza, il servizio, l'amore per il prossimo, vogliamo rispondere all'odio e alla violenza e all'egoismo, con la speranza alla disperazione e alla rassegnazione, con la fede che dà senso e pienezza alla nostra vita, al vuoto di senso che tutto vorrebbe assorbire. Dacci, Padre, di seguire Gesù Cristo, tuo Figlio, obbedienti al suo insegnamento. Sostieni la nostra debolezza, sostienila con la potenza del tuo Spirito Santo, così che possiamo essere al servizio del mondo come voci di testimoni e mani di operai, impegnati a proclamare il Vangelo, sì, ma a viverlo soprattutto nella coerenza del quotidiano. Aiutaci infine a riscoprire come chiese evangeliche nell'oggi e a interpretarle qui ed ora l'eredità della riforma. Ciò che abbiamo ricevuto dai nostri padri nella fede, nella consapevolezza profonda che quelle idee, quei valori, quelle parole d'ordine non sono ora né saranno mai parole vuote o datate. Almeno finché l'Evangelo di Gesù Cristo sarà per l'umanità la buona notizia della grazia di Dio che ci libera e ci salva. Tutto questo noi ti presentiamo e ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha insegnato a pregarti con queste parole. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. Non ci sottoporre alla tentazione, ma liberaci dal male, perché è il regno, la gloria dei secoli, dei secoli. Vogliamo ora unire le nostre voci nell'intonare l'inno 200.
Ricediamo la benedizione del nostro Dio. Con noi la passione per il mondo del Padre, per noi l'amore per i nemici del Figlio. Davanti a noi la femminile santità del loro spirito, intorno a noi la vitalità trinitaria di Dio. Amen. Dai, andiamo avanti. Prendete ancora posto. Dunque, io vorrei innanzitutto rivolgere un saluto e un benvenuto a tutti e tutte voi da parte della Chiesa Valdese di Torre Pellice. Aspettiamo sempre questo appuntamento del Sinodo con molta apprensione, ma anche con molta gioia, perché ritroviamo tanti volti familiari, ma anche tante persone che arrivano da lontano, da altre chiese, e che vengono qui a Torre Pellice per condividere una settimana di incontri, di dibattiti, ma appunto nello spirito della fraternità. Come Chiesa di Torre Pellice sapete bene che abbiamo questo piacere anche di offrire durante i lavori sinodali un angolo di pausa e di ristoro con il buffet sinodale, che è già da alcuni anni che ha cercato di mettere in pratica l'invito che oggi ci è stato rivolto dalla predicazione, cioè convertitevi, e abbiamo cercato di abolire la plastica che si usava in grandi quantità negli anni scorsi e di cercare invece di ritornare alle materie che non sono da buttare via, il vetro, la ceramica. Quest'anno in particolare, in occasione del conferimento di questo titolo di città europea della riforma a Torre Pellice, abbiamo anche preparato dei gadget che si possono acquistare appunto al buffet, una borraccia che potrete acquistare e utilizzare durante tutto il sinodo, riempiendola negli appositi dispenser di acqua fresca, sia liscia che gasata, e anche dei bicchieri di quelli da campeggio che si svitano e escono fuori, che sono compatti, si possono tenere nel borsello e possono essere portati al bar per farseli riempire di una fresca bevanda. Ci sono anche tanti cibi pronti, e c'è anche il banco del gruppo Società di Cucito di Torre Pellice, che lavora quasi tutto l'anno, potremmo dire, in vista di questo appuntamento sinodale. Quindi vale la pena passare da quei banchi e non solo fermarsi a guardare, ma anche acquistare alcuni di quei manufatti che sono molto belli e molto importanti. Vengo agli annunci degli appuntamenti extra sinodali che possono interessarci. Il primo è questa sera alle ore 21 presso il Teatro del Forte. Ci sarà il recital del gruppo Teatro Angrogna su Martin Lutero, con appunto Maura e Jean-Louis Sappé e la collaborazione di Erika e Marco Rovara. Domani, lunedì 21, avremo la serata pubblica del Sinodo qui nel Tempio alle 20:45 sul tema Il futuro della riforma, con Alberto Melloni, Don Cristiano Bettega, Marinella Peroni, Fulvio Ferrario, la conduzione di Paolo Naso e l'intervento conclusivo del moderatore Bernardini. Martedì 22, sempre qui nel Tempio, alle ore 21, invece un concerto in occasione del quinto centenario della Riforma protestante a cura del Coro Valdese di Torino, insieme agli amici di Voce di Torre Pellice e agli allievi dell'Istituto Musicale Corelli di Pinerolo, tutti diretti da Walter Gatti. E poi per le vie di Torre Pellice, nei luoghi
diciamo del quartiere, cosiddetto quartiere valdese, potete trovare le mostre che sono state allestite rispettivamente al centro culturale sul fondo Piero Guicciardini e la mostra Lutero e la Riforma attraverso le edizioni del Cinquecento della Biblioteca Valdese. Al Collegio Valdese invece la mostra di Guy Rivoire, mentre alla biblioteca civica presso la Galleria Scroppo una mostra del pittore Stagnaro. E infine qui alla Casa Unionista, nella prima saletta a destra, l'esposizione dei lavori dell'atelier di Isabella Chauvy. Poi segnalo ancora il convegno di studi della Società di Studi Valdesi, che si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre, dal titolo Verso la Riforma, criticare la Chiesa, riformare la Chiesa, fine XV, inizio XVI secolo. A questo punto non mi resta che dirvi che la colletta che raccoglieremo all'uscita, ma dopo aver ascoltato prima il postludio dei trombettieri della Valpellice, questa colletta, come è già stato ricordato questa mattina al culto a Chanforan, servirà a contribuire il progetto di una nuova traduzione della Bibbia, che vedrà a breve, cioè il 28 ottobre, la presentazione del Nuovo Testamento più i Salmi, e che poi entro il 2023 dovrebbe vedere la realizzazione completa di questa traduzione. Questa è una nuova traduzione fatta sui testi originali, che ha l'intento di essere il più possibile letterale, quindi non interpretativa o cercando un linguaggio corrente come altri tentativi di traduzione, ed è stata questo progetto finanziato da tutto l'evangelismo italiano. Quindi anche noi, come chiese valdesi e metodiste, la Tavola e l'Opcemi si sono impegnate già con una quota consistente per questo progetto, allora è per questo che noi raccogliamo oggi la colletta e la destiniamo a questo progetto di traduzione della Bibbia. Adesso ascoltiamo ancora il postludio e poi riformeremo il corteo sinodale così come è entrato, e all'uscita potremo lasciare le nostre offerte.
Avete ascoltato il culto d'apertura del Sinodo Valdese 2017 in diretta sulle frequenze di Radio Bequit e anche sulla pagina Facebook in diretta video. Questa trasmissione si conclude fra poco. Noi vi ringraziamo per averci seguito in tutti i canali multimediali a nostra cura. Continueremo a seguire il Sinodo per tutta la durata dell'Assemblea delle Chiese Metodiste Valdesi Italiane. Allora continuate a seguirla anche voi qui sulle nostre frequenze e sul nostro sito internet www.rbe.it.